E la sessione che riguarda il tema, diciamo, appunto, dei nuovi paradigmi tecnologici e del passaggio al digitale, che, come dire, come tutti i momenti di transizione, no, ha delle opportunità, delle minacce, bisogna saperle cogliere. È chiaro che c'è solo una direzione, che è quella di andare avanti, non si può tornare al passato. E un primo elemento sul quale sicuramente, diciamo, i confidi possono fare un grande salto in avanti, lo accennava anche Gianmarco Paglietti, riguarda il tema della trasparenza della loro stessa accountability su questo tema sentiamo subito Luca Irzegovesi, che ci parlerà del bilancio in XBRL. Peraltro, questo è oggetto di un convegno, che un seminario gratuito che ci sarà il 18 maggio. Io non vedo neanche Luca Zegovesi tra gli speaker, non so che sta succedendo. Siamo in un momento di difficoltà tecnica, sistemica. Eccolo, Luca, ben salito sul palco. Allora, Luca, parto da una domanda che è questa. Ecco, in cosa differisce il bilancio XBRL dal bilancio tradizionale in PDF, e perché conviene ai Confidi dotarsene? Il bilancio XBRL, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Di fatto è semplicemente il salvataggio con un linguaggio digitale che l'utente non vede della struttura di bilancio secondo lo schema obbligatorio per i Confidi minori. Per cui dal punto di vista dei contenuti non c'è alcuna differenza, e diciamo che anche rispetto al caso delle imprese non finanziarie che depositano il bilancio completo in formato XBRL ormai da diversi anni, abbiamo il vantaggio di avere uno schema dedicato a un settore, quindi il rischio di dover apportare delle modifiche allo schema obbligatorio e quindi non trovare nello schema XBRL dei formati che consentono appunto di riprodurre in maniera completa il documento contabile, ecco, questo rischio è assolutamente minimo. Per cui, da questo punto di vista, totale allineamento. Fantastico. In estrema sintesi, Luca, cosa ci vuole? Qual è il percorso per redigere e depositare un bilancio in XBRL? È un problema naturalmente squisitamente tecnico-informatico. Si parte da un contenuto del documento di bilancio che si presume che sia integro e conforme rispetto alle disposizioni dello standard setter, che è la Banca d'Italia nello specifico. A questo punto, la via che nell'ambito di questo progetto noi proponiamo è un tool informatico che è stato realizzato su un foglio di calcolo, diciamo la forma più diffusa, che è Microsoft Excel, teoricamente anche disponibile su altre piattaforme di fogli di calcolo, in cui, diciamo, non è richiesto altro che l'inserimento dei prospetti principali, quindi conto economico, stato patrimoniale, e poi di tutte le tabelle di nota integrativa, sia quelle che hanno una struttura, diciamo, come quelle ad esempio per la segnalazione dei dati sulla composizione dell'operatività in garanzia, la sua ripartizione geografica, quindi una struttura codificata, sia anche quelle che hanno invece una struttura con ampie parti testuali o tabelle che possono essere, diciamo, prodotte con layout diversi e in forma libera. Diciamo che
il caricamento dei contenuti del bilancio, che di solito nel caso di un Confidi non è un documento di dimensioni enciclopediche, all'interno delle varie sezioni, dei vari fogli di questo modello Excel, è un lavoro, direi, che prende un paio d'ore, ecco, a dir tanto. E a questo punto il sistema si fa carico poi di tutto l'aspetto della produzione di questo tracciato, il linguaggio XBRL, che è poi quello che può essere acquisito dal sistema del registro imprese, e a questo punto si presta a essere poi anche rielaborato con strumenti, quindi, Luca, di validazione, di controllo, di calcolo, di aggregazione e quant'altro. Quindi, Luca, possiamo dire che già esiste questo foglio Excel, questo modello Excel che va riempito, perché già esiste, poi va come dire, commutato, no? Semplicemente, come dire, salvato con un'altra modalità attraverso il tool gratuito che è disponibile, e a questo punto, come dire, il gioco è fatto. Quindi devo dire che secondo me il nome bilancio XBRL spaventa molto, deve essere la X. Sul piano del marketing io suggerirei di chiamarlo bilancio della nonna, che è un po' più incoraggiante. Come l'omonima torta, se sì. Perché molti si spaventano, no? E forse proprio per ridurre lo spavento dovuto alla simmetria informativa, diciamo così, l'associazione sta organizzando il 18 maggio questo convegno a cui prima accennavo. Ci dici qualcosa di più a proposito di questo convegno? Sì, è un evento che come associazione SBRL Italia siamo molto contenti di proporre. Ha avuto un'adesione di tantissimi interlocutori, tutti gli interlocutori importanti, a cominciare dalle istituzioni, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Economia, Banca d'Italia, le associazioni di settore dei Confidi. Ci saremo ovviamente noi, che faremo alcune presentazioni che spiegano questo oggetto misterioso, che cos'è, cercheremo di demistificarlo e soprattutto cercheremo di far apprezzare i vantaggi, perché una, diciamo, componente del nostro sistema degli intermediari che opera sotto la supervisione dell'organismo e con una supervisione in larga parte basata, diciamo, sull'autodisciplina, può trovare nel bilancio XBRL una specie di comune denominatore che consente poi, con la produzione di un unico documento informatico, di soddisfare l'adempimento del deposito del bilancio civilistico, la trasmissione dei dati all'organismo gestore dell'elenco e, in prospettiva, magari anche la procedura di accreditamento al Fondo Centrale. Quindi senz'altro una, come dire, una cosa nuova, ma con tante interessanti ricadute, quindi non si butta via nulla. Ci saremo anch'io e Gianmarco Paglietti per l'organismo Confidi Minori. Benissimo. Vedo Alessandro di nuovo in linea, penso che abbia risolto il problema, quindi ci riproviamo. Ci riproviamo. Spero ci sei. Ben trovato. Scusate, ma questi aggeggi ormai li conosciamo tutti, ma ogni volta c'è un'esperienza, un'avventura. Allora, buongiorno, grazie Salvatore, grazie a tutti per l'invito, per questa interessante discussione. Provo a dare un contributo dal punto di vista, come dicevi tu prima, di banca etica, e quindi di una banca che, diciamo, un po' non solo perché fa l'attività bancaria, ma anche per la missione che si è data, guarda in modo particolare al tema dell'esclusione finanziaria e degli strumenti per trovare delle soluzioni. Rispetto alle cose che sono state dette, molto interessanti, io provo a fare alcune riflessioni insieme, insomma, anche ragionando a voce alta. Allora, abbiamo detto microfinanza per l'inclusione finanziaria. Sicuramente il tema del microcredito, tu prima hai fatto la domanda, microcredito, che differenza c'è col piccolo credito? Io credo che una delle differenze simboliche fondamentali, che poi è stata anche la fortuna di questo termine nei suoi ormai più di 20 anni di storia, da quando si è affermato con il premio Nobel a Yunus, che è un piccolo credito con il quale si ottiene molto. Ed è in questa, diciamo, in questa proporzione piccolo-molto che si gioca la potenzialità
dell'inclusione finanziaria o i rischi dell'esclusione finanziaria, i rischi, i problemi, le grandi vulnerabilità che si porta dietro. E credo che questo è un termine su cui conviene ragionare, perché oggi, come dire, tante risorse finanziarie non riescono a fare quel piccolo con cui si otterrebbe molto. E penso che questo è uno dei grandi crucci con cui dobbiamo riflettere. Il tema dell'esclusione finanziaria, oggi ne stiamo parlando, sembra un tema pacifico, ma in realtà è un tema clamorosamente fuori dall'agenda politica. E il vostro rapporto è un rapporto che lo spiega chiaramente. Ho letto i numeri, che sono numeri che conoscevo, perché leggo periodicamente le statistiche della Banca d'Italia, ma che fotografati tutti insieme fanno il loro effetto, no? Un meno 32% di credito erogato alle piccole imprese con meno di 20 addetti, che vuol dire la stragrande quantità, maggioranza del 98% delle imprese italiane, meno 53% di quelle artigiane, meno del 36% delle famiglie produttrici, quindi quelle ancora più piccole che hanno fino a 5 addetti e così via. Complessivamente un numero che assomiglia molto a un numero che oggi circola tanto sulla bocca di tutti, no? Dal 2011 al 2019 il credito sottratto, diciamo così, all'economia reale, alle imprese, è circa 260 miliardi. Assomiglia molto a quella cifra che oggi tanto giustamente enfatizziamo, collegata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Qualcuno ha fatto notare, anche negli ultimi giorni su diversi giornali, che il ruolo delle banche, il ruolo in generale del sistema finanziario, sarà fondamentale anche per l'attuazione del PNRR. E quindi c'è un tema di come la capacità di fare credito associata all'intervento pubblico si concretizzerà e sarà rivolta ai target giusti, a quei target, cioè che producono maggiore effetto sociale, occupazionale, produttivo, e che forse oggi sono anche gli stessi target che in qualche modo subiscono questa prepotente forma di razionamento del credito. Non è un giudizio morale, è una constatazione. Ci sono ragioni oggettive, e su questo bisogna anche essere molto franchi. Il nome che portiamo di banca etica a volte magari ci fa ci rischia di apparire un po' come i Pierini, no? Quelli che indicano gli altri. Qui non si tratta di etica o di morale, no? C'è un sistema bancario che sta andando in una direzione al di là delle volontà e delle strategie delle imprese bancarie, quindi al di là dell'approccio, della visione individuale. C'è un tema di sistema. Pensiamo al fatto che 20 anni fa, sì, più o meno, il numero degli sportelli bancari in Italia era lo stesso di oggi, lo stesso identico. Però c'è stata una profonda trasformazione, perché da 20 anni fa a 10 anni fa il numero è cresciuto non del doppio, ma di percentuali importanti, si è poi improvvisamente ridimensionato dopo la grande crisi finanziaria, quindi dal 2011 in poi, e oggi è tornato quello di prima, ma è cambiata la distribuzione. Le banche che crescevano, che si gonfiavano in modo sicuramente ipertrofico a cavallo del primo decennio degli anni 2000, aprivano gli sportelli tutte nei grandi centri. E però magari erano banche di territorio che li avevano aperti, erano partite dalla periferia, erano partite dalle aree interne, erano partite dalle aree rurali. Quando poi hanno chiuso in quelle aree e sono rimaste nei grandi centri. E oggi abbiamo circa 800 comuni in Italia in più rispetto a 20 anni fa, non presidiati da nessun operatore bancario. Dato di presidio, si dice, ma c'è il digitale. E il digitale sicuramente compensa una parte delle funzioni che le banche svolgevano. Però l'automazione ha le sue controindicazioni. In termini di riduzione delle autonomie di valutazione delle reti che restano sui territori, e in termini di capacità di lettura, anche questo l'ho letto nel vostro rapporto, capacità di lettura del profilo del cliente.
nel senso che l'automazione, come sempre, è un po' stupida, è un po' meno capace di cogliere ciò che non è negli archivi, ciò che non è materiale, e per quanto si lavori sull'intelligenza artificiale, ancora c'è molto da fare per sostituire o provare a sostituire il fattore umano, soprattutto nel relationship banking. Ci sono fattori macroeconomici, no? Perché il credito è sempre meno conveniente. E questo è un grande tema. Come dire, anche qui non c'è una morale, però il credito, da un certo punto di vista, è sempre meno presente negli stock che vediamo, però costa sempre meno. E costa sempre di più farlo. Quindi è oneroso, è impegnativo, ci sono tanti rischi collegati, e non parlo dei rischi, diciamo così, legati all'economia reale, quindi sicuramente con la pandemia aumentati, parlo dei rischi di conformità normativa, dei rischi di processo regolamentare, eccetera. E oggi viviamo una situazione parzialmente anacronistica, perché abbiamo le regole forse più severe di sempre nella storia bancaria per fare credito, quando ci sarebbe bisogno di fare tanto credito. Abbiamo reagito con un grave ritardo alla crisi dei subprime, per cui oggi abbiamo le regole che avremmo dovuto avere 14 anni fa, per evitare di arrivare alla crisi subprime. E oggi stiamo applicando quelle regole quando invece ci sarebbe bisogno di allargare un po' le maglie e di essere più flessibili, più agili in alcuni approcci. Ma su questo magari torno. Abbiamo parlato della, come dire, delle grandi questioni della liquidità. L'altra grande questione è appunto, lo citavo, lo scenario macroeconomico, no? Attenzione, non stiamo dicendo che il credito non c'è nel mondo. Il credito c'è nel mondo ed è anche tanto, anzi non è mai stato così tanto. Il debito globale ha raggiunto il suo record storico, siamo al 360% del PIL globale, appunto, questo misurato a febbraio. Però è un debito tutto spostato sui governi. È un debito spostato sui governi, oggi per effetto della pandemia, comprensibilmente, fino agli scorsi anni per effetto del tentativo di mitigare la crisi economica che era derivata dalla crisi finanziaria. Siamo in un loop. Crisi finanziaria, crisi economica, adesso c'è la pandemia, crisi economica e credito che si raziona. C'è tanta liquidità, le banche centrali fanno tanto per aumentarla, ma non arriva a chi deve arrivare. La finanza cosa fa? La finanza è sempre più chiusa in questo loop. Se guardate le statistiche, i grafici della Banca dei Regolamenti Internazionali, aggiornata proprio pochi giorni fa, ci dicono che di nuovo i derivati over the counter sono arrivati ai livelli praticamente del 2007, quando la Banca dei Regolamenti Internazionali, non ascoltata da nessuno, gridava e diceva: attenzione, la finanza è un pendolo impazzito, termine testuale, la finanza è un pendolo impazzito e bisogna correre riparo, e poi è successo quello che è successo. Ecco, oggi abbiamo... Allora almeno c'era la bolla anche del credito, oltre a quella finanziaria. Adesso forse la situazione è ancora peggiore, e in più i governi sono molto indebitati per poter poi avere la capacità di fare interventi ulteriormente straordinari. Cosa si può fare? Sicuramente, come dire, un approccio che noi auspichiamo, che noi come Banca Etica, io personalmente, auspico, è un approccio non parziale, perché siamo abbastanza convinti, e crediamo che l'esperienza di questi anni l'abbia dimostrato, che gli approcci parziali purtroppo non funzionano. Diciamo che si possono fare dei miglioramenti di ciò che già c'è. Abbiamo parlato del microcredito, si può parlare dell'impianto normativo e dei soggetti che si occupano di prevenzione dell'usura. Sono state fatte delle attività anche recentemente interessanti per liberare risorse, liberare anche capacità di intervento, però bisogna riconoscere che siamo in un ambito veramente minimale, molto marginale in termini di numeri e di capacità di intervenire rispetto alle proporzioni del problema, che, come abbiamo visto, ha dei numeri
invece molto molto grandi. Allora qui si tratta di provare a mettere in fila, e cerco di essere ipersintetico, non voglio rubare troppo tempo, mettere in fila alcuni focus. Sì, perché abbiamo 2 minuti ancora. Vado a chiudere. Allora, dall'alto, e qui non possiamo che provare a fare proposte, dall'alto servirebbe lavorare sui sistemi di mercato. La biodiversità bancaria, che è un termine che non abbiamo inventato noi, ma lo usa la Banca Centrale Europea e la Banca Centrale Italiana, la Banca d'Italia, va incentivata, mentre ormai, come sappiamo tutti, il numero delle banche si è ridotto dell'80% negli ultimi 20 anni. Perché è un valore? Perché produce diversità di proposta, diversità di modello e ovviamente aumenta la concorrenza. La eterogeneità dimensionale è un altro fattore. Non è vero che piccolo è brutto quando si parla di banche, e non è vero che piccolo è debole, e non è vero, e no, scientificamente non è dimostrato. Purtroppo il regolatore ha inseguito questo mito e rischia di continuare a inseguirlo. Allora vanno cambiati alcuni presupposti di regolamentazione delle banche. In particolare, i controlli sulle banche non vanno fatti sugli stock, vanno fatti sui processi. Oggi il mondo dei dati, big data come lo vogliamo chiamare, consente alla vigilanza di entrare mentre faccio la pratica di fido, se vuole. Ma l'idea di controllarmi sulla base del mio, solo del mio CET1, del mio NPL ratio, è abbastanza anacronistica. Ma questo riguarda l'alto, cosa chiedere? Cosa possiamo fare noi, nel nostro piccolo, diciamo così, anche in questa tavola rotonda, in questo contesto? Beh, io credo che dobbiamo lavorare di più insieme. Cioè, serve unire le forze se abbiamo una visione che può trovare una convergenza tra obiettivi di sostenibilità, chiamiamoli industriali, ognuno deve sopravvivere in questo mercato, e missione, che è quella di favorire l'inclusione finanziaria. Allora qui, favorire delle alleanze in cui ognuno fa al meglio la sua parte, ci si mette in rete, si ottimizzano i costi e i processi, si condividono le informazioni, nel rispetto del garante della privacy, quando capisce pure che esistono dei diritti anche superiori, ecco che possiamo fare molto, riconoscendo che esistono gli spazi già che il mercato ha sancito, perché c'è il precredito, che è dove non arriveranno più le banche, ed è forse la prevenzione dell'usura, forse lo stesso microcredito. C'è il credito automatico, dove è inutile che inseguiamo le fintech vinceranno. E poi c'è il credito evoluto, quello che richiede la relazione, l'analisi, il lavoro degli istruttori, e lì si gioca ovviamente il ruolo delle banche. Ecco, però questi attori possono stare insieme, possono collaborare. Se il regolatore non trova il modo e gli incentivi di metterli insieme, diciamo così, in modo appunto regolamentato, e forse la regia ce la possiamo costruire da soli con una grande alleanza per l'inclusione finanziaria per gli anni che verranno. Grazie Alessandro, sono molto d'accordo con le cose che dici. Penso che chi ci ascolta si sia reso conto del fatto che il tuo intervento, dopo quello di Luca Erzegovesi e prima di quello di Natalia Leonardi, ci sta benissimo, perché il tema delle tecnologie pervade tutto quello che noi possiamo dire, no? sul credito, cioè sono il tema dei dati, della gestione dei processi, tutto questo è legatissimo al tema delle tecnologie, del nuovo paradigma appunto tecnologico. Vengo quindi a Natalia Leonardi, ancora grazie Alessandro. Natalia Leonardi, Centrale dei Bilanci, Cerved Group. Natalia, gli spettatori di Confires ti hanno già sentito illustrare il modello di rating interno che avete sviluppato per Fidi Nord-Est, il cui punto di forza è aggiungere i tipici dati degli info provider, quelli che hanno già tutte le banche, i dati acquisiti direttamente dal Confidi tramite, in questo caso, il gestionale Parsifal di Galileo Network. Vorrei tu ci descriva gli aspetti distintivi di questo modello di rating e ci dica qual è la sua capacità predittiva attuale e soprattutto prospettica. Vorrei capire se ci sono dei margini di miglioramento. Grazie Salvatore, intanto buongiorno a tutti, ringrazio appunto per questo invito.
soprattutto ringrazio Fidi Nordest, il management team, che è il dottor Sassetto e il dottor Rigotti, che hanno creduto in questo progetto e hanno avviato sostanzialmente questa sfida insieme a noi di CERVED e Galileo. Beh, i fattori distintivi direi che di questa progettualità risiedono proprio nelle prerogative specifiche dei partner. Ecco, da una parte una profonda conoscenza del business, con Fide, e soprattutto delle caratteristiche socio-economiche del territorio di vocazione, no? Del Confidi, dall'altro un immenso patrimonio informativo messo a disposizione da CERVED e le competenze di Advanced Risk Analytics che noi come centrale dei bilanci, abbiamo, avendo, lavorato negli ultimi 30 anni con le principali banche italiane. In particolare, mi sento di dire che quelle che sono le caratteristiche importanti, veramente la componente algoritmica sicuramente non è secondaria, abbiamo fatto riferimento a delle tecnologie statistiche anche avanzate, ecco, si parla di machine learning, ovviamente per ottenere dei risultati significativi, questo è una componente importante per massimizzare la capacità predittiva. Ma contestualmente, abbiamo tenuto conto di un vincolo importante, prima di tutto la legittima esigenza da parte del gestore della relazione di comprendere cosa sta dietro anche al modello statistico, quali sono i fattori che hanno condizionato una valutazione. Una seconda componente importante riguarda il fatto di aver lavorato direttamente sul patrimonio informativo del Confidi, quindi sulle esperienze storiche di insolvenze che consentono quindi di ottimizzare la relazione tra driver di rischio e conseguenze, quindi insolvenze o meno. Un altro fattore importante, non ultimo, è l'elaborazione di uno schema concettuale di un modello che deve essere completo, quindi deve considerare tutte le informazioni che si ha a disposizione. Pulito, articolato correttamente, che incorpora dentro quindi delle informazioni sia estratte dal patrimonio informativo, nel caso specifico di CERVED, che ha reso a disposizione, tutte le nostre, il nostro set di dati, ma utilizzare in maniera completa ed efficace tutte quelle che sono le informazioni quantitative, penso alla Centrale dei Rischi in primis, Centrale dei Rischi di Banca d'Italia, ma soprattutto, come dicevi tu, Salvatore, quelle qualitative, quelle che sono la soft information che il Confidi ha, dispone ed è, non ho neanch'io, avendo avuto lunga esperienza anche di sviluppo di modelli nel mondo bancario, a disposizione in quantità, in qualità, il Confidi ben più ampia rispetto anche a quella che sono le banche, soprattutto le banche di grandi Allora, dimensioni. scusami, ti interrompo perché, cioè, come dire, la domanda che devo aggiungere è questa, ecco, tu ancora non ci hai dato questi dati sulla capacità predittiva e sul miglioramento, ripeto, quindi ci torniamo, ma ti interrompo perché vorrei capire se quella di Fidi Nordest la possiamo considerare un'esperienza battistrada in modo tale poi da dotare, come dire, in un futuro, spero il più prossimo possibile, i Confidi di strumenti di valutazione che sono come quelli delle banche dal punto di vista metodologico, ma che grazie a queste informazioni che i Confidi vanno a estrarre sul territorio traducono questo vantaggio informativo in una capacità predittiva addirittura più elevata di quella delle banche sul segmento ovviamente micro piccole imprese, no? Quindi è qui che vorrei arrivare, perché se ci arriviamo a questo punto abbiamo cambiato il gioco, cioè ci saranno le banche in fila dietro i Confidi probabilmente per rafforzare le partnership. Pensi che ci possiamo arrivare? Ma io sono assolutamente convinta perché non avevo ancora parlato di numeri, ma sinteticamente il modello, così come è stato elaborato, con la sua componente qualitativa importante, normata, ha dei livelli di accuratezza che sono equivalenti a quelle delle banche. Ecco, quindi assolutamente equivalenti già nella sua prima release. Però questo, è un primo passaggio che dovrà, quindi, e il Confidi sta già lavorando per farlo evolvere, no? Con una maggiore specializzazione, un'ulteriore specializzazione della componente qualitativa. Tu mi dici, può essere, applicato tout court, no? Al sistema dei Confidi? Beh, intanto avere una soluzione tecnica già implementata in Galileo, ovviamente rappresenta
una agevola facilmente, diciamo, l'adozione di un modello di questo tipo presso altri confini dal punto di vista, no, del time to project. Tuttavia, diciamo, devo comunque, mi preme comunque considerare che l'aspetto implementativo è solo una delle sfide, non solo una delle, diciamo, delle problematiche relative a un progetto come questo. Intanto, diciamo, bisogna avere, partire da una dimensione di un confini minimo strutturato, perché sviluppare un modello custom vuol dire avere anche dei campioni storici ed avere quindi una dimensione, no, sul mercato di una certa rilevanza. Quindi parlo, insomma, almeno di un migliaio, appunto, di enti affidati garantiti. Direi che però la cosa più importante da considerare è che chi intraprende una progettualità di questo tipo deve effettivamente, come dire, mettersi in discussione. Ecco, deve mettere in discussione tutto il proprio business model e mettersi in gioco intervenendo in una revisione proprio dei processi di lending e anche di monitoraggio, affrontando, posso dire, insomma, una vera e propria rivoluzione culturale. Quindi sì, le condizioni ci sono, di dati, soluzioni architettoniche, architetturali, quell'altro, però evidentemente non è così automatico immaginare un'adozione presso altri soggetti che non hanno fatto questo cambio culturale. Ecco. È chiaro, è chiarissimo. Questo, come dire, è un tema sotteso, no? da tutto il lavoro che facciamo. È vero che ci sono confidi un po' più proattivi e altri un po', come dire, che ancora si devono abituare alla quella che abbiamo chiamato la rivoluzione copernicana dentro il nostro lavoro. Passerei ad Andrea Geffi, grazie mille Natalia naturalmente. Andrea Geffi, amministratore delegato di Galileo Network, che il 30 aprile ha presentato un accordo di partnership proprio con CERVED per potenziare e facilitare il reperimento di informazioni, no, sulle imprese. Però c'è un altro aspetto su cui, come dire, Andrea, voglio sentirti, che è quello relativo alla, chiamiamola così, relazione digitale tra sistema dei confidi e sistema bancario. E partirei da due domande in rapida sequenza, le faccio subito insieme. Che fine ha fatto il progetto per condividere i dati sull'andamentale delle imprese garantite, che è un, come dire, in realtà un tracciato sempre definito da XBRL, e l'assenza di standard digitali condivisi anche su altri ambiti, penso per esempio alla PEF, la problematica elettronica di fido, pensi che abbia, come dire, un'interferenza sull'efficienza e l'economicità della relazione banca confidi? Bene, intanto grazie Salvatore, saluto i colleghi relatori e tutti gli ospiti. Faccio solo un veloce commento prima di andare nel dettaglio di quello che mi hai chiesto riguardo alle cose che ho sentito prima, anche agli spunti di Natalia per quanto riguarda il lavoro fatto assieme con Fidi Nord-Est. Si tratta di un progetto importante che ha una valenza strategica sicuramente ampia e che siamo pronti ad estendere, ed è credo un come dire, rendere concreta la volontà di evolversi e di cambiare. C'è un filo conduttore lungo quasi tutti gli interventi che si sono succeduti finora e che bene o male raccontano un sistema confidi che è in fase di cambiamento. È un momento in cui viene richiesta una significativa dose anche di coraggio nell'intraprendere scelte di modelli di business e di affrontare mercati che tradizionalmente sono poco consueti per la maggioranza dei confidi. E in questo momento di trasformazione per noi questo accordo che ricordavi tu è stato presentato, questo accordo con CERVED è un tassello fondamentale, perché abbiamo voluto con quest'anno, insomma è un processo in itinere, mettere al centro il dato, cioè riuscire a innestare il dato che è parte del patrimonio, che è il vero forse patrimonio del confidi, e metterlo al centro di una logica differente sulla quale stiamo basando dei cantieri di innovazione ancora parzialmente visibili, ma che si stanno fortemente radicando anche nella nostra di cultura aziendale. Non possiamo pretendere cambiamenti se non siamo i primi ad attuarli. Per quanto riguarda quindi le cose invece che mi chiedevi, il modello di dialogo tra il sistema bancario e il sistema dei confidi è assolutamente necessario.
e abbiamo anche qui aperto dei cantieri. Il progetto specifico dell'XBRL è un progetto che aleggia nell'aria da anni, da molti anni, e forse anche le esigenze che nel frattempo si sono venute a manifestare potrebbero richiedere una sua revisione. Dico però, per la mia esperienza, diciamo, precedente lato banca, che è un progetto per il quale probabilmente negli anni la pressione è calata, nel momento in cui aveva un significato importante, purtroppo il contesto di mercato non, in un qualche modo, non ne ha favorito la diffusione. Ciò non toglie che è centrale. Anche nelle discussioni che abbiamo con le federazioni e con i confidi, sempre più ci rendiamo conto che per riuscire a mettere davvero il dato al centro non sono sufficienti, rappresentano senz'altro una grossa parte del patrimonio, non sono sufficienti però i dati di sistema. Sono necessarie quelle informazioni di dettaglio che effettivamente solo una logica di business intelligence sempre più matura e raffinata può offrire, li può offrire mettendo assieme dati di carattere forse un po' più oggettivo con andamentali molto molto specifici. Questi andamentali di tipo bancario sono assolutamente condivisibili, anche qui abbiamo già dei tavoli di lavoro aperti per una forte integrazione di queste informazioni all'interno del patrimonio del Confide, al di là della metodologia di trasmissione per la quale siamo comunque pronti. Galileo è pronta da anni sul tema dell'XBRL, però probabilmente oggi c'è bisogno di aggiungere alcuni tasselli a quell'idea, e anche con soluzioni tecnologiche più mirate a sviluppare effettivamente un arricchimento importante nel patrimonio informativo che viene messo a disposizione. La seconda cosa che mi hai chiesto della PEF, allora, ci sono due modelli. Qua devo dire che il concetto di PEF condivisa è un concetto assolutamente sposabile in linea di principio. Devo anche dire però che ciascuno, proprio nella gestione effettiva della PEF, o meglio nelle logiche, nelle metodologie di valutazione, spesso ancora richiede e sente forte l'esigenza di un approccio personale, proprio per valorizzare quella conoscenza dettagliata delle imprese sui rispettivi territori, che richiedono magari una configurazione di pesi e misure differenti da confidi a confidi. Non voglio entrare nella scelta di ciascuno, che naturalmente è libero di esprimere perché è parte del modello di business individuale, però certamente una maggior condivisione delle informazioni sarebbe interessante anche in quella fase. Si scontra con questioni di tipo tecnologico e pratico superabili, però non è, francamente, credo che ci sia ancora un po' di strada davanti perché culturalmente si arrivi a questo risultato. Noi in ogni caso ci stiamo orientando in questa direzione, per cui è un tema assolutamente caldo e sentito, un tema per il quale anche con qualche attore del mondo bancario ci stiamo mettendo al tavolo per fare dei ragionamenti, anzi su questo siamo assolutamente aperti e condivisi. Ottimo. Ad allargarlo. Senti Andrea, mi ricollego all'intervento prima che ha fatto Luca Erzegovesi a proposito dei bilanci XBRL. Volevo chiederti se voi state pensando di facilitare la redazione del bilancio dei confidi, come dire, proiettando direttamente all'interno appunto di un bilancio XBRL i dati dei vostri gestionali, in modo da facilitare, ripeto, questo adempimento annuale obbligatorio. Allora, certamente è uno dei temi che abbiamo messo sul tavolo, credo che sia fondamentale, così come ha portato in altri ambiti l'adozione dell'XBRL sul mondo delle imprese una serie di semplificazioni e di standardizzazioni per me di grande valore, anche nel campo dei confidi sicuramente dobbiamo andare in questa direzione. A questo si sposa però anche l'abitudine da parte dei confidi stessi di un uso più esteso delle procedure contabili integrate, di modo da poter effettivamente alimentare un ipotetico bilancio XBRL in maniera diretta dai nostri applicativi. È una strada in corso, anche questa la adotteremo, la proporremo, anzi su questo probabilmente anche col professore Arzegovesi qualche maggiore confronto lo richiederemo in futuro per poter percorrere al meglio questa strada. C'è bisogno anche qui
è un tema simile a quello che ricordava prima la collega di Cerved, che è culturale, perché per arrivare non c'è solo esclusivamente la questione tecnica, noi quella la possiamo mettere a disposizione, ma ci vuole anche un'integrazione un po' più spinta con le procedure contabili interne. Sì, aveva detto qualcosa del genere anche Giovanni Ferri, giustamente, cioè non è che la tecnologia senza l'uomo funziona, che come dire è un tema su cui tra un momento avremo anche l'intervento di padre Paolo Benanti. Lo avremo davvero tra un momento, perché per Paolo Cioffo, per un imprevisto, non è con noi. Io vorrei dire al pubblico che nell'osservatorio c'è uno scritto sul ruolo che Film Promoter svolge all'interno di una rete, perché più in generale abbiamo trattato il tema delle cooperazioni tra Confidi e altri intermediari, ad esempio anche gli intermediari del microcredito, no? Ricordiamo che è stata modificata quest'anno l'articolo 112 del TUMP, prevedendo che Confidi possano detenere partecipazioni anche negli operatori di microcredito, che è un bel tema. E ovviamente in questo contesto della cooperazione parliamo anche del Confidi minore Monade. Diceva Gianmarco Paglietti che il 50% dei Confidi detiene il 90% degli stock garantiti tra i Confidi minori. Questo vuol dire che un altro 50% ha solo il 10% degli stock. Quindi se questi piccoli Confidi non entrano dentro sistemi, le loro prospettive sono chiaramente difficili. Ecco, quindi abbiamo scritto, ripeto, su questi temi, e nel nostro invito alla lettura lo volevo ricordare. Vediamo adesso a padre Paolo Benanti, docente di teologia morale presso e di bioetica presso la Pontificia Università Gregoriana. Padre Benanti ha approfondito temi fondamentali come il potere degli algoritmi e quindi l'etica degli algoritmi, quelli che lui chiama algorcrazia e algoretica. Io lo volevo già l'anno scorso con noi, ma non era stato possibile. Nel frattempo qualcosa è cambiato nella vita di padre Paolo Benanti, che è diventato anche consigliere di amministrazione del Confidi, d'Italia Confidi, se non erro, quindi è entrato a pieno titolo nel nostro mondo, e quindi quest'anno è stato, diciamo così, costretto a essere con noi. Ovviamente scherzo. Padre, benvenuto, sono veramente entusiasta di averla con noi, e le cedo il microfono per mettermi qui ad ascoltarla. Grazie, buongiorno. Sì, è stato un anno intenso per tanti motivi, non solo per motivi pandemici, ma anche per la scoperta di questo mondo e di quanto in questo mondo lo strumento digitale dia capacità o dia opacità di intervento all'interno di quello che è tutto un settore che mai come oggi ha bisogno di sostegno, ha bisogno in prima istanza di fiducia. Allora, che cosa può dire qualcuno che si occupa di etica, di tecnologie, delle tecnologie a una tavola rotonda, a un panel come quello che stiamo vivendo adesso? Direi che la prima questione è che dai tempi di Socrate in poi l'eticista sa che ha il lusso di fare domande di senso a cui non deve necessariamente portare risposta. E questo a volte è molto fastidioso, soprattutto per chi ascolta, se torniamo alla questione di Socrate. Che tipo di domande si fa chi si occupa di innovazione digitale e di etica dell'innovazione digitale? Ecco, procederei per analogia. La prima questione che vi direi è quello che è accaduto nel processo di innovazione del secolo scorso negli Stati Uniti d'America, almeno in tre circostanze. Penso che queste tre circostanze per analogia possano in qualche misura descrivere il confine all'interno del quale si muovono i discorsi che stiamo facendo. Il primo riguarda la figura di un politico che è Richard Moses, che di fatto è stato colui che ha trasformato New York nella megalopoli che conosciamo oggi. Le grandi opere, i grandi grattacieli, le grandi autostrade di New York sono state fatte con Moses, grazie a Moses. Un uomo così influente che ha meritato una biografia tutta sua, che ha vinto anche un Pulitzer, che era il Pulitzer dell'opera di Caro. Bene, che cosa sappiamo da questo volumone di 1100 pagine che gli appassionati di etica della tecnologia come il sottoscritto si sfogliano con avidità?
che negli anni 40 e 50 Moses, che aveva le sue chiare idee di distribuzione sociale, ha progettato quella che è stata la Parkway, la famosa autostrada a 6 corsie che da New York portava alla spiaggia e in particolare era la sua amata Johnson Beach a Long Island. Bene, Moses aveva delle chiare idee di distribuzione sociale di chi doveva avere o non avere accesso alla spiaggia. Allora cosa fa? Nella richiesta di realizzazione dei ponti in calcestruzzo sulla Parkway, chiede che questi vengano fatti sotto misura di quasi 2 feet, di quasi 60 centimetri. Impedisce che di fatto il treno arrivi fino a Long Island, ed ecco che improvvisamente solo chi possiede un'automobile, perché gli autobus non passano, può arrivare in spiaggia. Questa questione era perché nella sua idea di sviluppo politico di New York quella doveva essere riservata alla white middle class, quella spiaggia, e non alle altre minoranze etniche. Ecco, il mio professore con cui ho fatto il dottorato a Georgetown negli Stati Uniti commentava tutto questo dicendo: "Every technological artifact is a displacement of power." Non c'è artefatto tecnologico che in qualche misura non disponga, gestisca e cambi le relazioni di potere all'interno di un contesto sociale. Ecco, noi ci troviamo davanti, come Confidi, a questo punto posso dire noi, in quanto parte di un consiglio di amministrazione, a essere coloro che non diranno quali sono le autostrade da costruire, ma adottando degli algoritmi saranno coloro che daranno o negheranno accesso ad alcune classi sociali e ad alcune possibilità di credito. Mi spiace, ma il problema non sono solo i dati e la messa in comune dei dati, il problema sono gli algoritmi e la trasparenza che hanno gli algoritmi, che in questo caso vanno capiti come una medicina, cioè come qualcosa che può cambiare dei processi all'interno di un sistema. E allora, come si sa da che mondo è mondo che cosa accade con le medicine, c'è bisogno di quello che si chiama il bugiardino. Mai nome fu più ambiguo, ma insomma, per capirci, qualcosa che ci dica anche gli effetti collaterali. Secondo me, come sistema paese, in questo momento così fragile, per il ruolo che hanno il Confide all'interno, e questo lo dico veramente con 12 mesi di pena, perché capite, stare in un consiglio di amministrazione come negli ultimi 12 mesi e vedere qual è la sofferenza del tessuto che si rivolge ai Confidi, non possiamo aspettarci infiniti cicli di algoritmi che escludano, parzializzino o di fatto impattino in modi non voluti su quello che è un sistema societario italiano. Ecco, abbiamo bisogno di garantire alcuni elementi di trasparenza. So che qui ci sono dei partner che rappresentano delle aziende che lavorano in questo senso. Non si tratta di eliminare quello che è il diritto di copyright su alcuni strumenti, ma si tratta di rendere trasparente a chi ha l'onere di fare un decision making cosa di quella di fatto decisione che avviene a livello di consiglio di amministrazione, penso ad alcuni tipi di fidi che vanno sopra una certa percentuale o che vanno sopra un certo valore, siano realmente realizzati non per un indice mutuo di un algoritmo, ma mediante un processo che riesce a rendere ragione di sé. Ripeto, vivo la comoda posizione di chi fa domande e non deve trovare risposte, ma la domanda etica è esattamente questa: cosa rimane al decisore nel momento in cui la decisione viene layerizzata da una serie di strumenti digitali che hanno il potere di cambiare quello che è l'execution decisa in un consiglio di amministrazione. Il secondo esempio, sempre per fare questioni che alzano domande, chiaramente questa è una conclusione che è un'apertura più che una conclusione, riguarda un altro esempio, e questa volta sempre dall'innovazione industriale, che accade negli anni 70. Nel 1977, so che tradisco il mio passato da ingegnere qua, ma che ci vuol fare, ognuno si porta appresso quello che è. L'Università della California, nella sede di Los Angeles, nel suo dipartimento di ingegneria, ha sviluppato una deraspatrice meccanica per la raccolta dei pomodori. Questo ha cambiato per sempre quello che era l'agricoltura e la raccolta dei pomodori della California. Nel 77 c'erano oltre 3.000 piccole aziende agricole, nell'82 siamo rimasti a meno di 200. Perché? È perché l'innovazione ha un costo, perché la macchina in questione costava $70.000 del 70. Sette, che sono più o meno un mezzo milione di euro. Capite di oggi, capite che un'azienda agricola che ha a disposizione la possibilità di investire quel tipo di cifra è già un target specifico. Ecco, l'introduzione di questa macchina ha cambiato da una parte tutta la movimentazione degli stagionali che dal Messico salivano in California,
dall'altra ha prodotto una concentrazione del mercato. In terza istanza, siccome una della spadrice meccanica negli anni 70 non era senz'altro dotata di intelligenza artificiale e non poteva gestire la compressione meccanica in funzione della maturazione del pomodoro, ha cambiato anche la selezione del pomodoro. È stato selezionato un pomodoro che potesse resistere meglio alla compressione meccanica della macchina per favorire la riduzione dei costi e del rischio di produzione di tutto il ciclo. Ecco che da allora, da più o meno dagli anni 80, il pomodoro americano è meno saporito, per noi italiani questo è una cosa inconcepibile, ma è meno saporito del pomodoro che c'era prima. E allora l'innovazione produce una concentrazione del mercato a causa dei costi innovativi, dà un potere al middle layer tecnologico che si mette di mezzo, cambia la natura del prodotto. Lo sappiamo benissimo oggi se guardiamo il mercato dell'informazione, dove le notizie che vanno sono quelle che la macchina riesce a leggere e rilanciare sui contesti sociali. Allora capite che tutto questo di fatto significa un cambio radicale di quello che è il mercato dei confidi stessi, dove è destinata a cambiare, ma qualcosa di questo l'avete appena detto, chi rimarrà sul mercato, dove probabilmente cambia anche la natura del prodotto del confit. Allora la riflessione etica che vuole accompagnare questa trasformazione è quella che dice che quello che rimarrà non è frutto del caso, ma deve essere frutto di una gestione multi-stakeholder, perché, ripeto, è qualcosa che consente una produzione di valore all'interno di un sistema economico. Terzo e ultimo esempio, e con questo mi avvio alla conclusione, rimaniamo sempre negli Stati Uniti, così nessuno si sente chiamato in causa in casa. Ecco, terzo e ultimo esempio, di fatto andiamo a Central Park. Central Park è uno spazio comprato dalla municipalità di New York a fine 800, volutamente realizzato come parco centrale, e che è costato all'epoca 5 milioni di dollari. Dunque, Central Park, secondo me, è la figura ideale di qual è il ruolo dell'etica all'interno di un contesto come un contesto del quale parliamo noi oggi. Perché? Perché se voi foste stati nel mercato dell'edilizia e Central Park fosse l'etica, potreste pensare che l'etica impatta il mercato dell'edilizia dichiarando delle no business zone. Cioè, su Central Park non si costruisce. E allora la questione etica è semplicemente una mortificazione del business da questo punto di vista. Ecco, leggiamo meglio che cos'è Central Park. La prima questione è: quanto vale oggi Central Park? Ecco, Central Park oggi vale 500, la stima più attuale che abbiamo, che comunque è di 6-7 anni fa, 500 trilioni di dollari, milioni di miliardi. Quindi è evidente che se l'etica non è by design, se non è dall'inizio del processo innovativo, dopo diventa troppo costosa per essere messa in pratica. Pensate a cosa significa cambiare alcune procedure all'interno del mondo dei confidi a macchina e meccanismo già avviato. La seconda questione è che se voi guardate il mondo del real estate, dell'edilizia, le case che si affacciano su Central Park hanno molto più valore di quelle che non vi si affacciano. Quindi l'etica è anche qualcosa che può dare profondamente valore al business, può dare profondamente valore a un contesto che è un contesto urbano. Il contesto urbano, cioè quello che segue un piano di sviluppo, secondo me è particolarmente interessante per il tipo di discorso che facciamo, perché nulla come l'accesso al credito e ai fidi è qualcosa che può creare uno sviluppo a lungo termine di un sistema. Ecco, io vi ringrazio per le cose che ho ascoltato fino adesso, vi chiedo scusa se con questi esempi sono stato troppo provocatorio, ma il ruolo dell'etica, ripeto, è quello di lavorare per analogia e di far nascere delle domande a cui la risposta aspetta tutte le diverse competenze. Non c'è qualcuno che deve rispondere incidendo sulla legge una norma che vale per tutti, ma è il processo che si attua dal partire dalla domanda che può portare alla soluzione che cercherà di massimizzare il bene per tutti gli attori in gioco. Grazie e buon proseguimento.